succede? Che succede? Io vorrei ancora. Anche non farvi la multa. Perché ma non ce la fa. Ho capito, però ancora non avete fatto nulla di quello che avete depositato. Io insomma, ho ascoltato della buona musica, mi sono anche emozionato. Ah, finalmente. Ricordi di infanzia, però insomma io devo fare il mio dovere. Qui non avete neanche una non avete fatta. Guardate, questa, se due calvi si confidano dei segreti, sono segreti trapelati. Però non è male, non battete le mani. Ma magari qualcuno me la può dare a me, magari. Questo è plagio, vedi, questo è plagio, sono altri 200 euro che è plagio. Ma Paolo, qua se spassotti si fa. Ma come si parla a 200 euro? Facciamo una cosa, le leggiamo insieme, così almeno sono state fatte. Ma lei si annulla la multa? E chiudo un occhio. Ah, anche due, anche due. Questa è una battuta? No, nel senso. No, perché non è depositata. Ah, me la posso pigliare io? No, 200 no, però. Vabbè, vediamo qua. Guardi, cade aereo carico di Botulino, sparisce il quartiere residenziale Le Rughe. Questa è bella, mi piace. Vabbè, comunque, le donne islamiche usano lo zucchero a velo? Per forza. Vediamo qua. Guardate quante. Tutte le mattine alle 10 devo accompagnare mio nonno di 85 anni al cimitero. Dice che stiamo ambientati. Beh, questa non lo so, vabbè. Guardi questo. Se compro una pizzeria da un egiziano, posso pagargli da che babbo morto? però sono carine, l'autore di tutte queste. Guarda, concludiamo con questa. Una coppia di amici hanno avuto una bimba e l'hanno chiamata Anna. Ora cercavano anche il maschietto, ma è nata un'altra femmina. L'hanno chiamata Arianna. Vabbè, un lieto evento, Non è finito. Non contenti, ci hanno riprovato. E gli è nata un'altra bambina che se la perdono sempre. Come l'hanno chiamata? Marianna. Vabbè. Vabbè, sono belle, però devo dire, sono belle. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Ci può azzerare. Multa annullata, ispettore. Vabbè, però io devo portare qualcosa in ufficio. Che porta un applauso, carico. Un applauso dal nostro pubblico, dai. Per l'ispettore della SIAE, Fabrizio Di Renzo, SC4, vieni Fabrizio. Vieni. Allora, intanto parliamo anche per te di questa bella avventura che sta andando in onda sulla nostra emittente. Di là, vieni Salvatore, passa qui alla mia destra. Scusate, mi tolgo gli occhiali perché sono Non sei più ispettore, dai. No, perché sto da riposo, poi mi vi assonno. Allora non vabbè. Pronte ce le ha, devo dire. Senti, allora, che ci racconti? Come sta andando SCQR? Intanto io colgo sempre l'occasione per salutare Roberto Gagliani insieme a Laura e tutti i tuoi colleghi. Veramente siete in tanti, una bella squadra, tutti bravi, con Marco Capretti alla conduzione, un caro amico. Sì, sì, Marco è veramente... Io con lui mi trovo benissimo, è veramente... Non una spalla, perché per carità, però me la fa bene la spalla. Con lui rendo molto di più. Non in queste vesti... Però lo fai bene, l'ispettore della SCQR. Sì, sei molto credibile, sai? Cioè, praticamente mi sta dicendo che c'è la faccia da carogna. No, da carogna. Io quello intendevo. No, però ti cali bene, insomma, anche nei diversi ruoli. Ho visto anche i cassonetti d'oro. Sì, quello è un video che feci anni fa, che facevo un italiano che per vivere va a rovistare nei cassonetti come fanno... Adesso è attuale. Quello è un pezzo molto carino, magari la prossima volta che torni lo rifacciamo. Se volete vederlo, basta scrivere cassonetti dorati su YouTube e vedete tutto. Senti, prendi spunti dal quotidiano, quello che ti accade intorno. Sì, per strada, veramente. Bene, allora seguiamo Fabrizio Di Renzo a SCQR e non solo, anche durante le serate. Di assistente di scena. Ah, pensate. Io sono un assistente di scena. Immagino. Stasera, no? No, bene, il mercoledì sera. SCQR per tutti.